Ciao ragazzi, come va? Spero bene. Con sta quarantena del cazzo. Spero bene. Vabbè, oggi siamo su GD a far sto demon che si chiama Hindsight di Manix e Laserblitz. Ho già fatto 46, è abbastanza easy. Ma è una cosa peculiare che è stile Heinz ed è divertentissimo. Vabbè, l'ho fatto. Qua c'è, se vedete 46, ma in realtà da cellulare ho fatto 83 senza registrare. Magari vi metto lo screen, però vabbè. Vabbè, andiamo. Practice run momento. Allora, iniziamo con abbastanza easy. I problemi diciamo che arrivano più o meno più avanti, non arrivano tanto in là. Memory. Questo livello ha molta memory, dove è molto da memorizzare. Soprattutto l'ultima parte. Ecco, in teoria avrei già fatto 30. Qua inizia ad essere il gameplay, qua basta che tenete premuto, by the way. Prima morte, dai. Perfetto, quello lì è molto veloce questo livello, ma anche molto divertente. È molto facile, devo dire. Basta che tenete premuto, è un click solo lì. Questa dual è facile. Qua, questa wave qua, prende da qua a 100, penso che per me sia almeno la parte difficile del livello. Compresa anche questa wave qua, che è molto. È la parte difficile del livello in sé. Per me la parte difficile è la fine, cioè l'ultima memory ball. Memory ball, sì. L'ultima parte di memory che ho appena fucato. Ecco, questo è il livello. Non ci metterò nel finirlo, 4 tempi in practice mode, porca troia, screen subito che lo mando per flexare. Questo qua sono gli unici due punti abbastanza in cui si può muovere abbastanza spesso nel free drop. Guarda che abbasso la musica. Queste due wave qua sono i punti in cui si muore più spesso nel free drop, almeno per me. Beh, poi c'è anche l'UFO del. Questo lo vedete. No, non lo vedete. Vabbè, lo vedrete appena ci arriva. Ecco, arriva dopo questa ball qua, che ecco, questo qua ci muoio abbastanza spesso io. Questo qui dovete ricordarvi dove dovete andare. Che bello, sono già al drop, easy. Ecco, e muoio appena su, perfetto. Bello, bello, attento questo. Bello, bello, bello. Però se continuiamo a morire come un deficiente così nel free drop finisce male. Cioè, papi. Drop intanto. Bello questo, bellissimo. Vedremo all'inizio, lo scopriremo solo adesso. Sì, comunque se proprio devo dare una difficoltà a sto livello, secondo me è leggermente più difficile di sidestep. Leggermente, anche se sidestep mi sa che l'ho trovato un pochino più difficile. Sono abbastanza certo che sia di Manix questa parte. Anche poi, cioè, secondo me questa parte qua è di Laserblitz. Però non sono certo. Con me però è tutto di Laserblitz. Il gameplay è sicuramente ispirato ad Heinz. I preferiti. Ok,
E secondo gol. Dai. Bello 70, che morte di merda. Deve andare molto più lontano. Cosa c'è? Ok. Dai, ti prego, più lontano di prima. Bello, 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 bello. Quanto moriremo a drop? Da 1 a 700? Oh. 44. Comunque penso che se non faccio fail più avanti o comunque faccio altre cagate, penso di tagliare al punto in cui finisco il video. Altrimenti vi lascio soltanto quello. E poi finisco il video, finisco il livello. Che anche quando, più o meno quando finisce il video, ma. Che taglio. Che cazzo era quello? Se mi chiedete quale texture pack sto usando, è la Vitesse Complex V1 mi sembra, o comunque una roba del genere. La texture pack di Vitesse. È bella, a me piace, ve la consiglio. Bello, vedi, il gatto mi, invece di aiutarmi mi rende peggio, quindi non è stata una buona scelta. Favore. Sì! Minchia, subito! Pensavo che ci avrei messo di più. In teoria dovrei essere il primo victor italiano. Non vorrei dire una minchiata. Comunque, bellissimo. È il livello più divertente che io abbia mai giocato. Guardate che vado a controllare un attimo gli attempt. Allora, qua ne ho. Calcolatrice, vieni a me. Intanto, così per partire. Primo victor italiano, penso. Almeno, non so se ci sono altri video. 207 più. Vado a vedere la copy che ho qui. Più 281. Più 281. Cellulare, vieni a me, visto che ti ho praticato un botto da cellulare quando non avevo un cazzo da fare. Più 752. Boh, va bene. Più dalla copia del cellulare, più 381. 1621 attempt. Direi che questo qua non è il mio hardest, ma probabilmente, cioè comunque ritengo più difficile sidestep secondo me. Beh,
Speriamo che. Io spero che venga rateato. Cazzo scritto, era un proprio in inglese quello. Spero che venga rateato sto livello perché è molto divertente, ragazzi, ve lo consiglio assolutamente. Se, soprattutto se vi piace gameplay abbastanza difficile. Dato, mi sa che in teoria ho fluccato dal 70. Cioè, ho fluccato praticamente tutta la sezione più difficile del livello. Va bene. Vabbè, detto questo, penso che vi lascerò. Spero di avere 46 demon tra poco. Con questo, che probabilmente è il mio nuovo hardest, considerando proprio tutta la difficoltà. Per me è stato un easy demon, più o meno, quindi è letteralmente tra l'easy e il medium. Proprio a metà, forse un pochino più verso il medium. Se vi va, potrei. Se vi piacciono questi tipi di video di commentary, magari potrei farne altri. Se vi piacciono, quindi. Boh, se vi piacciono, ditemelo. Intanto, perché se no non lo posso sapere. Addio, è stato bello. State bene con sta quarantena.